Ciao amorosissimi! Oggi con questo video tutorial andremo insieme a realizzare una canotta un po' particolare realizzata con un punto che so che tanti di voi amano, è il punto virus. La canotta l'ho chiamata V-Style proprio per non incentrare l'attenzione sul nome del punto, ma il punto è veramente bello e quindi merita. Il progetto è costituito da due piastrelle realizzate con questa tecnica, con questo particolare punto, assemblate ed unite in modo da formare appunto questa canotta deliziosa che può essere realizzata per tutte le taglie. È facile, veloce da realizzare, l'effetto lo vedete veramente molto molto carino. È un progetto che mi avevate chiesto da moltissimo tempo e andrà a seguire tutti gli altri progetti realizzati con questo stesso punto, perché nel canale avete la piastrella, avete lo scialle, avete la maglia, avete il poncho e adesso abbiamo anche la canotta. Andiamo quindi subito a vedere cosa occorre e come si realizza. Per realizzare la mia canotta io ho utilizzato 360 g di Iggy Lux color corallo. Però se non volete il filato con gli sberluccichi, quindi con l'urex, anche se in questo filato l'urex è veramente molto molto delicato, quindi va benissimo anche per il giorno questo tipo di l'urex, non è esagerato. Però se volete potete utilizzare il Iggy normale. Se volete usare un po' di più, con l'Iggy Lux viene una meraviglia. E ne ho utilizzati per una taglia 44 circa 360 grammi. Ho lavorato tutto il progetto con l'uncinetto 3,5, poi ci occorre un ago da lana e un paio di forbici. Andiamo quindi subito a vedere come si realizza la nostra canotta V-Style. Iniziamo il nostro progettino andando a realizzare una piastrella virus. Nel canale avete già il tutorial dove vi spiego come realizzarla, vediamolo brevemente anche adesso. Soprattutto vi voglio spiegare una cosa dei primissimi passaggi. Iniziamo andando a fare un anello magico molto morbido nel quale inseriremo 20 maglie alte. Chiudiamo l'anello con una catenella, rientriamo all'interno dell'anello e realizziamo una maglia bassa e due catenelle a sostituzione della prima maglia alta. Dopodiché andiamo a lavorare altre 19 maglie alte all'interno dell'anello, quindi 3, per un totale di 20 maglie alte. Adesso non lo stringiamo troppo l'anello, perché nei primi giri il lavoro vedrete che tenderà ad arricciarsi, ma non vi preoccupate perché a mano che andrete avanti con il lavoro si uniformerà. Chiudiamo il nostro anellino nella prima catenella dal basso, quindi qui abbiamo fatto la maglia bassa, le due catenelle, ecco, nella seconda catenella dal basso ci chiudiamo e facciamo nuovamente una maglia bassa e due catenelle a sostituzione della maglia alta. Dopodiché facciamo un totale di 20 aumenti, quindi rientriamo nella stessa maglia dalla quale siamo partiti e facciamo una seconda maglia alta, quindi il primo aumento, e poi due maglie alte all'interno di ognuna delle maglie di base. Abbiamo una base di partenza di 20 maglie alte, al termine del giro ce ne dobbiamo ritrovare 40. Una volta che avremo terminato il secondo giro, procediamo nuovamente con il chiuderci nella seconda catenella dal basso dopo la maglia bassa, quindi nella prima maglia di base. Ci chiudiamo nuovamente con una maglia bassa e due catenelle. Ne facciamo una di separazione e adesso andiamo a ripassare ogni punto che ci ritroviamo sotto con una maglia alta, quindi nel prossimo punto facciamo una maglia alta e poi una catenella. Punto successivo, maglia alta e catenella, maglia alta e catenella. E procediamo in questo modo per tutto il giro. Terminata l'ultima maglia alta, facciamo una catenella e andiamo ad agganciarci alla seconda catenella dal basso. E nuovamente ci chiudiamo con una maglia bassa. Adesso facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3 catenelle. Saltiamo un archetto e in quello successivo facciamo una maglia bassa. 3 catenelle, salto un archetto, maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle, salto un archetto, maglia bassa. Quindi vado a fare un totale di 3 archetti di 3 catenelle. Adesso ne faccio 5 di catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Salto sempre un archetto. Però questa volta vado a fare una maglia alta nell'archetto successivo, perché questo qui è l'angolo. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, salto un archetto e nel successivo nuovamente maglia bassa. E ora ripeto la sequenza di 3.
Quindi una, due, tre catenelle, salto 1, maglia bassa nel successivo, una, due, tre catenelle, salto 1, maglia bassa, una, due, tre catenelle, salto 1, maglia bassa. Ora nuovamente l'angolo, una, due, tre, quattro, cinque, carico il filo sull'uncinetto, salto un archetto, maglia alta nel successivo. Una, due, 3, 4, 5 catenelle, salto un archetto, maglia bassa. E ora ripeto la sequenza di 3 archetti di 3, saltando sempre un archettino e puntando in quello dopo per 3 volte e poi l'angolino. Quindi 5 catenelle, maglia alta, saltando sempre l'archetto, 5 catenelle, maglia bassa, saltando l'archetto. Terminiamo con l'ultimo angolo, quindi facciamo le 5 catenelle, la maglia alta, saltiamo l'archetto sottostante e andiamo ad inserirci con una maglia bassissima, questa volta nell'archetto precedente all'inizio. Adesso, se fate la maglia come la mia, quindi a un solo colore, per proseguire la lavorazione del punto virus senza tagliare il filo, voltate il lavoro ed entrate nell'archetto di 5, nel primo archetto di 5 che vi ritrovate subito davanti all'uncinetto. Maglia bassa, 2 catenelle e adesso dobbiamo andare a realizzare un totale di 10 maglie alte in ognuno dei due archetti. La prima l'ho realizzata, ne faccio ancora 9, quindi 2, 3 e 10. Adesso entro direttamente nell'archetto successivo, quindi carico il filo e rifaccio 10 maglie alte. Una, due, tre e 10. Entrate nel primo archetto e fate una maglia bassa. Adesso sotto abbiamo 3 archetti, dobbiamo ridurli a 2. Quindi 3 catenelle, una, due, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto successivo. Una, due, tre catenelle, maglia bassa nell'archetto successivo. E adesso ne abbiamo due di archetti da 3. Adesso carico il filo sull'uncinetto ed entro direttamente nell'archetto e vado a realizzare la prima di 10 maglie alte e ripeto nell'archetto successivo. Una volta terminato l'angolo, vado ad agganciarmi direttamente, quindi vado a eliminare un archetto andando ad agganciarmi direttamente al primo archetto senza fare nessuna catenella. 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto successivo, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto successivo. Dopodiché entro nuovamente nell'archetto angolare e 10 maglie alte per ognuno dei due archetti dell'angolo. Poi maglia bassa nel primo archetto, 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa e chiudo con l'ultimo angolo. Chiudiamo il giro dopo aver fatto gli ultimi due archetti da 3, andando ad agganciarci sempre alla prima catenella dal basso. Ci chiudiamo con una maglia bassa, 2 catenelle a sostituzione di una maglia alta e poi andiamo a ripassare tutte le maglie alte che abbiamo sotto, quindi un totale di 20. La prima l'abbiamo già realizzata, 2, 3, 4, punto su punto, quindi maglia alta su maglia alta. Terminate le 20 maglie alte, entriamo nel primo archetto senza fare catenelle. Maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto successivo. E adesso nuovamente andiamo a lavorare maglia alta su maglia alta, quindi carico il filo sull'uncinetto, entro sopra la prima maglia alta e ne realizzo una seconda, quindi una, due nella seconda maglia alta, nuovamente ripeto, maglia alta su maglia alta per il secondo arco. Terminate le 20 maglie alte, nuovamente maglia bassa nel primo archetto, 3 catenelle, maglia bassa nel secondo e vado a lavorare direttamente sulla prima maglia alta. Quindi una, sino a 20, maglia bassa nel primo archetto, 3 catenelle, maglia bassa nel secondo archetto. Una volta che avremo terminato con l'ultimo archettino di 3, facciamo la maglia bassa e poi andiamo ad agganciarci nella seconda catenella dal basso. Adesso facciamo una maglia bassa e 2 catenelle a sostituzione della prima maglia alta, poi facciamo una catenella di separazione.
e andiamo a ripassare tutte le 20 maglie facendo una catenella di separazione tra maglia alta e maglia alta. Quindi maglia alta nella maglia successiva, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, sino al termine del ventaglietto. Terminiamo con l'ultima maglia alta, con la ventesima maglia alta, e non facciamo la catenella di separazione. Carichiamo il filo sull'uncinetto ed entriamo direttamente sulla prima del modulo successivo. Quindi saltiamo l'archettino di 3 maglie centrale e andiamo a stringere in questo modo il lavoro. Catenella, maglia alta nel punto successivo, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, esattamente così come abbiamo fatto prima. Una volta che abbiamo terminato il modulo, andiamo direttamente dopo l'ultima maglia alta, senza fare catenelle di separazione, a congiungerci con il modulo successivo. A questo punto possiamo tirare il filo dell'anello magico. Adesso, andando a chiudere i vari moduli, si uniforma da solo. Adesso poi ve lo faccio vedere una volta che ho terminato. Una volta che avremo terminato tutto il giro, andiamo a congiungerci all'inizio nella seconda catenella dal basso dopo la maglia bassa. Così, con una maglia bassissima. Vedete che il lavoro si distende da solo. Ovviamente poi quando avrete terminato di lavorare il vostro progetto, basta una svaporata e vedrete che si distende perfettamente. Poi mano a mano che andiamo a lavorare si distende ancora di più. Procediamo adesso con il giro successivo. Questo sempre se lavorate con un filo di un solo colore, altrimenti nel video della piastrella virus vedete come fare i cambi colore. Adesso entriamo nel primo archetto e facciamo una maglia bassissima. Entriamo sopra la maglia alta e facciamo un'altra maglia bassissima. Entriamo nell'archetto successivo e facciamo una maglia bassa e 3 catenelle. Salto l'archetto sotto e vado in quello dopo, maglia bassa. 3 catenelle. Salto l'archetto sotto e vado in quello dopo, maglia bassa. E 3 volte 3 catenelle. Quindi 1, 2, 3 catenelle. Salto, maglia bassa. Adesso nuovamente l'angolo, quindi 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, carico il filo, salto un archetto, entro in quello dopo, maglia alta, in modo da incolonnarla alla maglia alta sottostante, 5 catenelle e ripeto esattamente il giro che abbiamo fatto prima. Quindi salto una, maglia bassa, 3 catenelle. Salto un archetto, maglia bassa nel successivo, 3 catenelle, salto 1, maglia bassa nell'archetto successivo, 1, 2, 3 catenelle, salto 1, maglia bassa nell'archetto successivo. Adesso tra modulo e modulo faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle. Salto l'archetto successivo, l'archetto centrale e il primo archetto del modulo dopo. Ed entro nel secondo archetto del modulo successivo. Maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle. Salto un archetto, maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle. Salto un archetto, maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle. Salto un archetto, maglia bassa. E nuovamente 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Maglia alta, salto 1 nell'archetto successivo. 5 catenelle, salto un archetto, maglia bassa e procedo in questo modo sino al termine del giro. Quindi adesso faccio i miei 3 archetti di 3 catenelle, salto un archettino e lavoro la maglia bassa nel successivo, quindi 3 catenelle, salto questo, maglia bassa, 3 catenelle, salto questo, maglia bassa, 5 catenelle, salto questo archetto, questo e questo, quindi 3 centrali li salto. Maglia bassa nell'archetto successivo e ripeto per tutto il giro. Chiudo con le ultime 5 catenelle e vado ad agganciarmi sopra la maglia bassa che ho fatto nel secondo archetto con una maglia bassissima. Adesso volto, questo ripeto sempre se lo fate con un filato di un unico colore. Entro nell'archettino, quindi volto il lavoro, entro nell'archetto, maglia bassa 2 catenelle,
e all'interno dell'archetto lavoro un totale di 10 maglie alte, quindi una, due, tre e 10. Entro nel primo archetto di 3 e lavoro una maglia bassa, 3 catenelle, secondo archetto di 3 maglia bassa, 3 catenelle, terzo archetto di 3 maglia bassa. Adesso carico il filo sull'uncinetto, entro nell'archetto angolare e lavoro come prima 10 maglie alte nella prima parte e 10 maglie alte nella seconda. Terminato il ventaglio grande, vado a lavorare nuovamente maglia bassa nel primo archetto, 3 catenelle, maglia bassa nel secondo, 3 catenelle, maglia bassa nel terzo. Adesso mi ritrovo l'archettino da 5 e vado a lavorare 10 maglie alte. Una, due, tre, sino a 10. Terminate le 10 maglie alte. Faccio una maglia bassa nel primo archetto, 3 catenelle, maglia bassa nel secondo, 3 catenelle, maglia bassa nel terzo e ripeto il ventaglio angolare, esattamente come ho fatto qui. Anche in questo caso, una volta che avremo terminato il giro, andiamo ad agganciarci alla seconda catenella dal basso. Adesso procediamo alla lavorazione in giri, sino ad ottenere la larghezza che ci occorre. Andiamo sempre a ripetere gli stessi giri, quindi adesso andremo a fare una maglia alta sopra la maglia alta, maglia bassa nel primo archetto, 3 catenelle, maglia bassa nel secondo, maglia alta su maglia alta, maglia bassa nel primo archetto, 3 catenelle, maglia bassa nel secondo, maglia alta su maglia alta. Nel giro successivo andremo a fare questo, quindi quello dove facciamo la maglia alta e la catenella. Ricordatevi sempre che tra modulo e modulo dovete fare 5 catenelle e nel modulo angolare dovete realizzare 5 catenelle, maglia alta 5 catenelle. Per il resto, a separare i vari archetti di 5 catenelle, dovete fare sempre 3 archetti di 3 catenelle. Procediamo andando ad ingrandire la nostra piastrella sino a che non avremo un quadrato di 47 cm x 47. Se la volete più ampia, andrete a realizzare tanti giri in più per quanto appunto vi occorrerà. Andiamo a chiudere la nostra piastrella, facciamo una maglia bassissima, dopodiché tiriamo, tagliamo, fermiamo il filo, prendiamo un ago da lana e andiamo a fare sparire i fili di lavorazione all'interno dei punti lavorati. Quindi scendiamo nella maglia alta che ci ritroviamo sotto, andando ad avvolgere i punti. E scendiamo attraverso le maglie alte sino ad arrivare al punto in cui c'è la base del ventaglietto sottostante. Quindi punto per punto, in modo da farlo sparire in maniera corretta. Anche perché questo, essendo un capo d'abbigliamento, va lavato più volte, quindi il filo è bene farlo sparire. Per bene, una volta che abbiamo terminato, che abbiamo fatto passare il filo, lo facciamo sparire attraverso la base delle maglie alte del ventaglietto. Così sfiliamo, tagliamo e procediamo in questo modo con tutti i fili di lavorazione, ovviamente. Adesso andiamo a realizzare due bordi laterali per rendere uniformi i due lati che andranno poi cuciti per formare la nostra canotta. Quindi andremo a bordare i due lati paralleli, quindi questo e questo, o questo e questo, insomma, due lati che siano poi paralleli. Partiamo dall'angolo, contiamo nel ventaglio grande 10 maglie, entriamo nell'undicesima, riprendiamo il filo. E lavoriamo una catenella con due fili, lasciamo andare il filo più corto e poi lavoriamo 3 catenelle a sostituzione di una doppia maglia alta, una, due e tre. Adesso carico il filo due volte sull'uncinetto e tra punto e punto, quindi nello spazio nell'archettino di una maglia, entriamo in mezzo e andiamo a lavorare una doppia maglia alta. Adesso lavoriamo due maglie alte. Carico il filo, entro sopra la maglia alta e lavoro una maglia alta. Carico, entro nello spazio, quindi lavoreremo un punto sopra il punto e un punto nell'archetto di una maglia. E lavoro una seconda maglia alta. Adesso nella maglia alta lavoro una maglia bassa e nell'archetto una mezza maglia alta. Una maglia bassa sopra la maglia alta.
nell'archetto una mezza maglia alta, quindi carico il filo, entro e chiudo le tre asole insieme. Una maglia bassa sopra la maglia alta, una mezza maglia alta nell'archetto, maglia bassa, mezza maglia alta nell'archetto, maglia bassa, mezza maglia alta nell'archetto, maglia bassa e mi fermo. Quindi nello spazietto successivo non faccio la mezza maglia alta, quindi mi devono rimanere una e due maglie alte. Ora faccio 3 catenelle, 1, 2 e 3 catenelle. Salto le prime due maglie alte dell'archetto successivo, mi punto sulla terza e lavoro una maglia bassa. E ora ripeto, una mezza maglia alta nell'archetto, una maglia alta sopra la maglia, sì, una maglia bassa, scusate, sopra la maglia bassa. E nuovamente mezza maglia alta nell'archetto, maglia bassa nel punto, mezza maglia nell'archetto, maglia bassa nel punto, mezza maglia nell'archetto, maglia bassa nel punto, sino ad arrivare alle ultime due maglie dell'archetto, sempre ripetendo la mezza maglia alta all'interno dell'archettino di una maglia e la maglia bassa. Adesso mi rimangono le due maglie, 1, 2, 3 catenelle, salto le prime due, quindi salto le ultime due, le prime due dell'archetto successivo e mi punto sulla terza maglia alta dell'archetto dopo e procedo in questo modo sino ad arrivare al termine e poi l'ultima parte la lavoriamo insieme. Prendiamo adesso un marcapunti e andiamo a ritroso a contare 10 maglie dal fondo dell'ultimo archetto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mettiamo il marcapunti nell'undicesima, che è l'ultima maglia che dobbiamo lavorare. Andiamo a lavorare sempre una mezza maglia alta nell'archetto e una maglia bassa sopra la maglia alta sino alle ultime due maglie alte, quindi maglia alta archetto, maglia alta archetto, va bene? Quindi andiamo a lavorare l'ultima mezza maglia alta e l'ultima maglia alta e maglia bassa, e ce l'ho con le maglie alte oggi. Adesso nell'archetto, nello spazio, lavoro una maglia alta, sopra la maglia alta lavoro un'altra maglia alta e chiudo con due doppie maglie alte, quindi due volte il filo sull'uncinetto, entro nello spazio e lavoro la doppia maglia alta, carico due volte il filo sull'uncinetto, entro dove c'è il marcapunti, nello stesso punto, e lavoro una seconda doppia maglia alta. In questo modo abbiamo raddrizzato il lavoro. Ora voltiamo e andiamo a lavorare per tutta la lunghezza delle maglie lavorate a mezza maglia alta e a maglia alta all'interno degli archetti. Quindi entro nel primo, carico il filo, entro nel primo punto e lavoro la mezza maglia alta, carico, punto successivo, mezza maglia alta, carico, punto successivo, mezza maglia alta e procedo a mezze maglie alte sino ad arrivare alla catenella. Nel punto precedente alla catenella, quindi lavoro tutte le mezze maglie alte sino ad arrivare al penultimo punto, scusate, non all'ultimo. Nell'ultimo punto lavoro una maglia alta. Ora ne lavoro 3 all'interno dell'archetto, quindi una, due e 3 maglie alte all'interno dell'archetto e una maglia alta sul primo punto del gruppo successivo. Quindi in questo punto lavoro la maglia alta. E poi nuovamente a mezza maglia alta sino ad arrivare all'ultima maglia, che non lavorerò a maglia, mezza maglia, ma a maglia alta. Sono arrivata all'ultimo punto, lo lavoro a maglia alta e ripeto le tre maglie alte all'interno dell'archetto, quindi una, due e tre maglie alte e una maglia alta nel primo punto del gruppo successivo. E poi nuovamente a mezza maglia alta sino ad arrivare al penultimo punto. Lavoro la maglia alta nell'ultimo, 3 maglie alte nell'archetto, maglia alta nel primo e procedo in questo modo sino al termine della riga. Chiudiamo la riga con un'ultima mezza maglia alta sopra l'ultima maglia di base, quindi la terza catenella dal basso. Ora voltiamo e andiamo a ripassare tutti i punti a maglia bassa, quindi un punto basso in ogni maglia di base, sino al termine della riga. Dopodiché andiamo a replicare la stessa sequenza di punti nel lato opposto, quindi da questa parte.
e realizziamo due piastrelle bordate nello stesso identico modo. Una volta che avremo terminato, facciamo una catenella aggiuntiva, tiriamo, tagliamo, fermiamo il filo e dopo aver realizzato due pannelli uguali andiamo ad assemblarli. Li sovrapponiamo dalla parte ovviamente dei bordi e andiamo a cucirli, andiamo a cucire i fianchi. Posizioniamo perfettamente l'uno di fronte all'altro i pannelli e poi iniziamo a cucire. Entriamo nel punto di fronte al punto dove abbiamo il filo, passiamo nel punto di fronte e tiriamo. Dopodiché rientriamo nel punto dietro e nel punto davanti. Punto accanto, prendo tutte e due le asole del punto e tutte e due le asole del punto di fronte, così, e tiro. Punto accanto, entrambe le asole dei due punti e tiro. Punto successivo, punto di fronte e tiro. E procedo così sino a chiudere completamente tutto il fianco. Punto dopo punto, da una parte e dall'altra. Una volta che avremo terminato di cucire, voltiamo sul diritto del lavoro e andiamo a realizzare un bordino facendo un giro a maglia bassa. Entriamo lateralmente nei punti della cucitura, proprio nel punto in cui si congiungono i due pannelli, agganciamo il filo, facciamo una catenella con due fili, lasciamo andare il filo più corto, che teniamo comunque accostato al lavoro per unirlo, rientriamo nello stesso punto e facciamo una maglia bassa. Maglia bassa nel punto successivo. Qui abbiamo la maglia alta, ne facciamo due di maglie basse, una e una, due. Maglia bassa nell'ultimo punto della cucitura, del bordo. E adesso entriamo nelle maglie alte andando a saltare l'archetto. Quindi entro nella maglia alta, salto e faccio la maglia bassa, salto l'archetto ed entro nella maglia bassa successiva. Salto l'archetto, maglia bassa successiva, salto l'archetto, maglia bassa successiva. Vado leggermente a compattare la parte superiore della nostra canotta, andando a lavorare una maglia bassa in ogni punto, saltando tutti gli archetti. E procedo facendo tutto il giro. Una volta che avremo terminato il giro, ci agganciamo alla prima maglia fatta e andiamo a realizzare una maglia bassissima. Tiriamo, tagliamo e facciamo sparire il filo nei punti lavorati. Procediamo adesso con il realizzare le spalline. Le spalline le faremo saltando i due moduli centrali. Quindi entriamo nel primo punto del modulo successivo ai due centrali, sia da una parte che dall'altra. Ovviamente dobbiamo sfruttare i due moduli che sono ai lati dei due centrali. Aggancio il filo, faccio la prima catenella con due fili, dopodiché ne faccio ancora due a sostituzione di una maglia alta. Dopodiché tengo sempre il filo accostato al bordino per farlo sparire e faccio una mezza maglia alta. Adesso vado a lavorare una, due, tre, quattro, cinque, sei maglie alte, una mezza maglia alta e una maglia alta. Adesso volto e procedo per 50 righe di andata e ritorno a maglia bassa per un'altezza di 23 cm. Ovviamente ognuna di voi potrà avere bisogno di più lunghezza o meno lunghezza, quindi a seconda della lunghezza delle vostre spalline andrete a fare più o meno righe di andata e ritorno. Una volta che avremo terminato con la lunghezza della nostra spallina, procediamo con l'ultima riga, dove andremo a fare una maglia bassa e due catenelle a sostituzione di una maglia alta, una mezza maglia alta, sei maglie basse, una, due, tre, quattro, cinque, sei maglie basse, una mezza maglia alta e una maglia alta nell'ultima maglia. Dopodiché facciamo una catenella aggiuntiva, tiriamo, tagliamo e fermiamo il filo.
Una volta che abbiamo terminato entrambe le spalline, procediamo andando a piegare nuovamente a rovescio, a rivoltare a rovescio la nostra canotta, e poi andiamo a cucire con l'ago le spalline esattamente di fronte, lasciando liberi ovviamente anche dietro i due moduli centrali. Posizioniamo quindi le 10 maglie esattamente di fronte alle 10 maglie del modulino sotto e iniziamo a cucire esattamente come abbiamo fatto prima. Quindi entriamo prendendo tutto il punto dietro e davanti e poi tiriamo tutto il punto davanti e poi tiriamo. Termino di cucire questa spallina, poi fermo, taglio il filo, lo faccio sparire nei punti lavorati e procedo nello stesso modo con l'altra spallina. Ed eccola qui, una volta che l'avrete terminata ed indossata, l'effetto che fa. È veramente deliziosa. Sarà che io amo questo punto e in qualsiasi salsa lo condisco, mi piace sempre di più. Adesso non vi rimane che prendere in mano l'uncinetto, il filato e provare a farla. Il nostro tutorial, l'avete capito, oramai è terminato. Non mi rimane che ringraziarvi come al solito per avermi seguito. Vi mando un abbraccio enorme. Vi aspetto tutti i giorni nella diretta su Facebook, nella mia pagina Uncinetto e Creatività, gli amici dell'angolo di Chris, e nel gruppo, sempre su Facebook, gli amici dell'angolo di Chris. Un bacione, amorosi!